Allora, siamo qui con il professore Sergio Chiesa. Per noi è sicuramente un onore intervistare una persona che da tantissimi anni si occupa tra le tante cose di nutrizione, ha scritto diversi libri. Ecco, la prima domanda che vogliamo fare a tutto il pubblico dei nostri associati al progetto InterSchool è: quanto è importante l'alimentazione per la nostra salute e perché un ragazzo di 15, 16, 20 anni che solitamente pensa a tutto tranne che a mangiare sano dovrebbe interessarsi dell'alimentazione? Un ragazzo di 15-16 anni, se mangia male, in 9 casi su 10 sta bene. E dice: ma io dico che non c'entra niente l'alimentazione, mi va benissimo a mangiare male, che tanto sto bene lo stesso, vado al McDonald's, vado a questi posti qui e sto benissimo. Il problema è che tutti gli studi dicono che un ragazzo, un bambino e poi un ragazzo prima dei 20 anni che mangia male non sta male in quel momento, accumula buoni premi per star male dopo, cioè verso i 30 anni, 35, 40. La maggior parte delle malattie cronico-progressive, autoimmuni, malattie terribili, che poi non hanno cure definitive ma soltanto dei palliativi, nascono per una cattiva alimentazione del dettaglio. Secondo, si sta comunque molto meglio già a questa età mangiando bene. Sappiamo che il professore fa conferenze in tutta Italia, circa anche un centinaio l'anno. Volendo riassumere in maniera molto molto sintetica quello che lei affronta nelle sue conferenze, ci possiamo individuare dei cibi che sono assolutamente nocivi per la nostra salute, che quindi andrebbero totalmente eliminati o quantomeno ridotti al minimo? Certamente i grassi saturi e soprattutto i grassi idrogenati, qualunque prodotto che contenga grassi idrogenati va eliminato dall'alimentazione. Poi, quindi merendine? Le merendine potrebbero anche essere buone, bisogna saper leggere le etichette e vedere quanti grassi hanno. Devono essere decisamente sotto il 20% di grassi e quelli saturi essere veramente bassi. Però il problema non è ciò che di sbagliato mangiamo, è ciò che di giusto non mangiamo. Per esempio, se non mangiamo abbastanza antiossidanti, il nostro organismo invecchia precocemente, si espone a malattie, a problemi di disturbi cardiocircolatori, a problemi anche di premesse, di disturbi cerebrali futuri, eccetera, eccetera. Gli antiossidanti sono solo nella verdura e nella frutta, non sono da nessun'altra parte. Per cui, e non sono sostituibili neanche con i multivitaminici, anche se i multivitaminici sono stampelle che in qualche maniera possono tenere in piedi. Bisogna aumentare a dismisura le verdure e ragionevolmente la frutta, però entro un pasto equilibrato, cioè dove ci sono verdure, frutta, ma anche carboidrati e proteine. Benissimo, quindi alimentazione importantissima. Oltre a questa, possiamo introdurre qualche altro consiglio? I tre grandi principi per una buona salute sono sana alimentazione, ovviamente, sono attività fisica regolare e progressiva. Io credo che per esempio le persone che praticano sport devono stare attentissime a non fare agonismo estremo senza l'allenamento adeguato. Occorre un allenamento progressivo perché altrimenti l'attività fisica, che è fondamentale per la salute, diventa controproducente perché equivale a uno sforzo eccessivo dell'organismo. Terzo, moltissimo, la serenità. Io credo che dobbiamo imparare, è possibile imparare, non facile, ma possibile imparare a controllare le emozioni. Non a non averle, ci mancherebbe altro, siamo esseri umani perché abbiamo le emozioni, ma a controllarle in maniera da vivere con molta serenità, malgrado urti, cose che vanno male. Non è la ragazza che ti pianta a crearti dei problemi, che li crea, ti piangerai sopra.
ma è il fatto che io non riesca a gestire questa emozione, a rielaborarla e a viverla bene. Quindi non sono le emozioni che ci accadono, è la mia capacità di gestirle che è importante. Quindi il modo in cui affrontiamo quello che ci accade. Certo, che vale per l'alimentazione, vale per l'attività fisica, vale per tutto. Benissimo. L'ultimo consiglio quindi per questi ragazzi che lei si sente di lasciare? Io credo che valga la pena di uscire dalle mode correnti, da quello che tutti fanno, da mettersi in fila in attività che sono banali, per riuscire a fare tanto cose grandi, belle, che mi riempiono di dentro, di emozioni positive. Secondo, fare la fatica di fare un'alimentazione controcorrente, perché è quella che mi darà energia, capacità in seguito per tutta la vita. Benissimo, grazie al professore Sergio Chiesa. Consigliamo ovviamente di leggere i suoi libri o assistere a una delle sue conferenze, che è sicuramente illuminante perché dà tanti spunti di riflessione che spesso non troviamo né nei giornali, né nelle televisioni, né a volte neanche tra i medici, nonostante comunque il professore stesso ieri ha avuto una conferenza proprio di divulgazione all'interno dei medici, e che ci auguriamo che possano essere loro, insieme a tutti questi strumenti di informazione, i primi promulgatori della, diciamo, dell'informazione. Se qualcuno lo desidera, segnaliamo, va su YouTube col mio nome, Sergio Chiesa, e trovo una valanga di conferenze registrate, può benissimo utilizzarle anche lì. Va benissimo, grazie ancora. Prego.